Ciao a tutti amici di Italian Salve. Fishing TV, sono Carlo Renato Filoni, testimonial spinning Tubertini. Oggi ci troviamo insieme al mio carissimo amico Davide Mancino, esperto di questa particolare tecnica di pesca. Ci troviamo a Porto Potenza, presso una darsena privata, dove la pesca è consentita solo agli aventi posto barca e agli aventi permesso. In questo caso abbiamo ottenuto i permessi proprio per girare questo filmato. E si parlerà soprattutto di light rod fishing. È una tecnica dinamica, particolare, che ha come target appunto piccoli predatori marini come pesci di scoglio e anche qualche pesce un po' più di taglia. Quello che andremo ad utilizzare oggi sarà tutto espressamente ultralight. Vedremo cosa ci riserverà questa splendida darsena. Visto. Giallo, colore che funziona sempre molto, distina 1,5 grammi. Torna in acqua. Piccoli cefali che sicuramente bollano su queste schiumatelle qui. Questa tecnica mi ha sempre attratto fin da subito. Prima di tutto perché ho una grossa passione per tutto quello che è la pesca micro, diciamo, con delle cosine veramente piccole, un po' con approcci da altre pesche. Sicuramente consiglio di provarla anche a chi pratica altre tecniche, perché infrange un po' gli schemi ai quali siamo abituati. Chi come me pesca in torrente si trova in un ambiente completamente diverso, o abituati al bass fishing, tecniche abbastanza anche pesanti, ad operare queste cose particolarmente leggere. È un divertimento unico e ci aiuta a capire anche tante cose. Bello. Un bel ghiozzo nero preso con il nuovo piccolo gamberetto da Light Rock Fishing di Seika su testina
coltiva e owner. Allora, io ho portato la nuova Hikaru Seika, la 2,10 m x 0,5 g, un'azione estremamente parabolica e solid tip, molto lungo, quindi ideale per la pesca estremamente leggera, abbinata a un Arias 2000. L'Arias è stato imbobinato con la treccia Oracle Tin dello 0.07, che con il mulinello leggero e un filo estremamente sottile ci dà un'ottima sensibilità e ottime capacità di lancio. Come finale il solito Phantasm e testine piombate, naturalmente cultiva e opener. Invece tu, Davide? Io ho optato come te per una solid tip. Ho abbinato a questa appunto Optical 0,4 grammi, un mulinello Viral taglia 2000 con appunto un trecciato sempre Viral dello 0,08. Io particolarmente per le esche mi sono indirizzato a esche un po' più di ricerca, esche un po' più versatili come questi piccoli vermettini con una coda dritta, utilizzabili sia con la testina che anche applicazioni spiombate per situazioni un po' complicate. Io invece sono partito con il nuovo gamberetto che abbiamo messo in catalogo quest'anno, veramente un'esca eccezionale, molto morbida e allo stesso tempo resistente. Quindi una tecnica estremamente pulita, pochissime cose, quelle giuste, ad esempio un marsupio, uno zainetto, e si può partire per divertirsi in compagnia di un amico e fare una bellissima pescata. L'attrezzatura è minima. È comodo avere, ecco, una vasta gamma di colori perché in base alle situazioni possono darci o meno effetti. Tuttavia con qualche gommina e comunque poche cose possiamo passare un paio d'ore di pesca in tranquillità. Stiamo adoperando due tipi principali di pesca. Io sto usando un'esca leggermente più voluminosa, più di presentazione, opto per una pesca più lenta, molto appiccicata al fondo, mentre invece Davide sta pescando con una testina sì più pesante ma con un'esca dritta, un movimento molto più frenetico per cercare i pesci più attivi. Quindi per il momento stiamo sondando quello che è l'attività del pesce e poi più avanti vedremo di fare una pesca ancora più mirata. Eccolo qua, un altro ghiozzo nero. Un ghiozzo nero preso sempre con il nuovo gamberetto di Seika. Slamiamo e torna in acqua. Sicuramente a primo occhio ce l'ho. Davide. È un altro. Guarda che bello. Sempre testina, sempre con la codina. Abbiamo cambiato colore, un verde. Abbiamo fatto coppia. Me lo slami per favore? Grazie. È una pesca che ti permette di divertirti anche con poco tempo. È un approccio molto rapido e anche chi lavora, chi non ha appunto molto tempo per pescare, con qualche attrezzatura adatta e ci siamo. Ok, abbiamo cambiato esca, abbiamo messo un vermino con una doppia coda e cerchiamo magari con più volume di cercare qualcosa più di taglio. Qui un altro ghiozzo, solida taglia però pesce divertente. Allora, adesso sto cambiando, metto un vermino monocoda invece, con una testina sempre molto leggera, siamo su un 32esimo d'oncia, quindi intorno al grammo, sempre una presentazione leggermente più lenta rispetto a quella di Davide, per magari cercare quei pesci che vediamo che sono molto apatici. Mi sembra? Combattimento al top! Bello? No, ho beccato le alghe mentre lo tiravo fuori. Cambiato, primo lancio, un altro bellissimo ghiozzo.
sempre lui, esca più voluminosa, taglia non cresciuta, ma va bene uguale. Importante in questa pesca cercare spesso di pescare a ridosso i muri, i puntili, ci possono riservare delle belle sorprese. Un'altra cosa molto importante negli spot, ad esempio con molto sasso, molto erbaglio, avere una testina piuttosto leggera ci aiuta a incagliare meno, che riusciamo a passare sopra lo spot senza avere il peso della testina che si va proprio a incastrare tra gli ostacoli. Questa testina ha due agganci, uno in testa e uno invece un po' più arretrato. Quello in testa lo andremo a usare per approcci più swimming, ovvero un recupero quasi lineare. Invece quello centrale, proprio sul corpo della testina, lo andremo a usare per un approccio verticale come faremo adesso vedere. Oltre a un classico fermaesca molto solido, un amo molto affilato e soprattutto resistente. Allora, vado a realizzare un nodo clinch classico, passo all'interno, bagno e vado a chiudere. Questo spot in particolare abbiamo un muro verticale con delle cozze e alghe attaccate. Potrebbe essere un ottimo richiamo per i predatori. Ora volevo tentare un'applicazione derivata dal bass fishing, ovvero il drop shot. Quindi un'applicazione con un piombo finale, con un'esca un po' sospesa che in una situazione come questa di muraglioni a caduta libera, diciamo, può dare qualche frutto. Si è sporcata un po' l'acqua, abbiamo provato un colore diverso, ho provato un nero, ha ripagato subito. Un'altra varietà, oggi non l'avevamo ancora presa. Errore madornale. Per me queste sono le prime pescate con questa tecnica. Devo dire che è assolutamente interessante perché riusciamo a prendere dei pesci che magari siamo abituati a vedere con altre tecniche, esatto, convenzionali. Sì. Questa sicuramente rompe un po' gli schemi. Allora, torno a un approccio un pochino più lento perché sulle esche voluminose hanno fatica a mangiare al momento, quindi esca sempre un pochino più grande, ma testina più leggera, magari con un amino un po' più piccolo. E proviamo a prendere qualche pesce di tana. Più lento ed è arrivato lui. Ghiozzettino che ritorna in acqua. Questo è bello, questo è bello, questo è bello. No, bello, 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 bello.
Oh, piano piano, piano piano. Oh, il big ghiozzone, ghiozzone ghiottone anche. Esca voluminosa e approccio lento. Gamberetto che oggi ha fatto il disastro. Ecco qua il risultato. Sì, sì. Bella mangiata poi. Anche qui, guarda che livrea pazzesca. Una livrea magnifica. Non sono enormi, ma pesci assolutamente splendidi. Io quando sto facendo qualsiasi altra cosa, prendo il pesce. Ghiozzo, sempre loro, approccio un po' più voluminoso, ma quando hanno fame, eccolo. Più carino, bella livrea. Stiamo usando un gambero, abbiamo puntato un colore rosso, con una testina da 1,5 grammi. Una cosa fondamentale è usare un ottimo fluorocarbon, perché come potete vedere gli sfregamenti e gli incagli sono parecchi. Un diametro intorno allo 0,14 fino a uno 0,20, in base a quanto sono intricate le zone di pesca, sarebbero un'ottima scelta. Eccolo! Bello? Sì. Oh, e questo è un vero big. A Calasole spesso può capitare di imbattersi qui in qualche pesce di taglia. L'acqua mi sembra un po' sporchina però. Proviamo con uno sciadino piccolino. Scorfano, 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 scorfano. Scorfanone. Uno scorfanone ci è venuto a trovare. Ormai è buio e forse si sono messi in attività. Sempre, sempre con la massima attenzione, perché è un attimo che ci facciamo male. Io ne so qualcosa. Ecco, lo rilasciamo subito. Via. Abbiamo finito questa giornata di pesca, direi anche in bellezza. E beh, è andata bene. Sono usciti veramente bellissimi e tantissimi pesci. Con te poi abbiamo potuto far vedere la tecnica in tutte le sue sfaccettature, almeno per quanto riguarda queste acque portuali. E devo dire che... Che il contesto, giorno, notte... Anche il cambio di luce sicuramente è stato qualcosa da far vedere assolutamente, perché i vari cambiamenti delle abitudini dei pesci sono dovuti... Sì, il cambio di colori, il cambio dell'acqua. Purtroppo oggi abbiamo trovato una giornata dove l'acqua... entrava acqua sporca, quindi... è cambiata da così a così. Però speriamo di aver portato delle belle immagini. Ringraziamo naturalmente l'azienda Dubertini. Ringrazio Davide per la sua disponibilità, che mi ha accompagnato
per questa avventura di pesca. Grazie per l'occasione. Ringraziamo anche Christian, il proprietario di questa bellissima struttura, e noi ci rivediamo al prossimo filmato, sempre con Tubertini.